Buongiorno a tutte e a tutti, sono Enrico, vi saluto a nome di tutto il gruppo del Centro Documentazione e Studi Presenza Donna e vi do il benvenuto a questa nuova rubrica legata ai libri della Biblioteca di Presenza Donna, una biblioteca multidisciplinare ma specializzata sui temi del femminile e degli studi di genere. In questi mesi non possiamo ritrovarci fisicamente come vorremmo intorno ai libri per presentazioni, incontri e convegni. E senza la pretesa di sostituire quelle bellissime occasioni di incontro anche con voi, proviamo comunque a tentare qualcosa in una forma nuova ma molto semplice. Questa nuova rubrica l'abbiamo chiamata Pepite, perché vogliamo andare in cerca, magari scavando un po' nel patrimonio della Biblioteca di Presenza Donna, di quelle pepite d'oro che è importante, interessante rispolverare un po', riscoprire, far risplendere ancora. Libri capisaldo che per vari motivi nella loro categoria sono imprescindibili, delle pepite d'oro, insomma, che vogliamo riscoprire insieme, grazie alle presentazioni di amici e amiche che di volta in volta dialogheranno intorno a questi libri pepita per una mezz'oretta, raccontandoci la loro esperienza di lettura, ma al tempo stesso offrendoci un approfondimento formativo significativo e utile, speriamo, per molti. La pepita di oggi è questa. In memoria di lei, una ricostruzione femminista delle origini cristiane di Elisabeth Schussler Fiorenza per le edizioni Claudiana. È libro fondamentale e uno studio di cui ci parleranno due soci qualificati di Presenza Donna, Donatella Mottin e Don Dario Vivian, che questo libro l'hanno attraversato più volte nel corso dei loro studi teologici. Donatella Mottin è la direttrice del nostro centro studi, Don Dario Vivian, socio dell'associazione, insegna teologia sacramentaria e pastorale e antropologia teologica alla Facoltà Teologica del Triveneto. Lascio loro la parola e mi metto anch'io in ascolto del loro dialogo intorno a questa pepita. In memoria di lei, questo libro è uscito in lingua originale nel 1988, è stato tradotto in italiano nel 1990. A quel tempo io l'ho preso tra le mani, anche perché negli studi teologici precedenti già mi ero interessato della teologia femminista. Il testo mi ha colpito anzitutto per il titolo, In memoria di lei. In realtà è una frase che troviamo scritta nei Vangeli, in quell'episodio che forse tutti ricordiamo, di una donna, di per sé anonima, che rappresenta tutti e tutte, che va a ungere Gesù con un profumo prezioso dopo aver spaccato il vaso che lo conteneva. E Gesù dice: dovunque sarà annunciato il Vangelo in tutto il mondo, in memoria di lei si ricorderà quello che ha fatto. Questo in memoria di lei è un anticipo della frase che Gesù dirà nella cena da Dio con i suoi amici, quando prende il pane, lo spezza e dice: fate questo in memoria di me. Quindi in memoria di Gesù noi poniamo il segno dell'Eucarestia, ma in memoria di questa donna e di tutte le donne noi dovremmo annunciare l'Evangelo. Come dire che non è possibile annunciare la buona notizia di Gesù morto e risorto se non dando voce alle donne e facendo sì che le donne siano protagoniste di questo annuncio, non semplicemente perché lo comunicano, ma perché lo interpretano con la loro vita. E questo allora diventa provocazione molto significativa a una Chiesa che purtroppo nel tempo è stata spesso maschilista e patriarcale e ha rischiato questa testimonianza autorevole delle donne, questa interpretazione delle scritture della parte delle donne, di cancellarla. E stando a quello che dice Gesù, quando manca la memoria di lei non è più possibile annunciare l'Evangelo. Io quella volta mi sono sentito interrogato come cristiano, come credente, ma anche ero prete da poco, come prete, perché dicevo a me stesso: allora non è possibile farsi annunciatori del Vangelo se non custodendo in maniera preziosa la memoria delle donne, e di donne che, come dice poi il testo, hanno saputo davvero fare chiesa fino in fondo. Ecco, questo è stato quello che ha significato per me questo libro. Sentiamo
oratella, che cosa invece ha sentito vibrare dentro quando anche lei per la prima volta ha preso in mano il testo. Sì, Dario, hai perfettamente ragione, si parla proprio di vibrare dentro. Allora, io ho letto il testo appunto quando è uscito nel 1990, appunto qui in Italia, e già da 10 anni insegnavo religione, studiavo, approfondivo questi testi biblici. Però nel corso di questi anni di lettura e di approfondimento qualcosa mi metteva un po' a disagio. Ogni tanto mi capitava di leggere qualche testo e di dire, beh, ma di ascoltarne l'interpretazione e di dire, tutto qui, è possibile che sia tutto qui o c'è anche qualcos'altro? Ecco, quando ho accostato questo testo, ho sentito effettivamente, come dicevi Dario, una vibrazione, nel senso che leggendo il testo, mi sono sentita più a mio agio con la scrittura. Leggendo l'interpretazione che la Scienza e Fiorenza fa di alcuni testi biblici, evangelici in particolare, mi è venuto spontaneo pensare: ah, ma allora si può leggere anche in questo modo, c'è anche una possibilità diversa di leggere. Dario diceva: molti ricordano il testo di riferimento, la donna che appunto unge Gesù. Spero anch'io che molti lo ricordino, non sono del tutto convinta, perché purtroppo nella trasmissione degli avvenimenti legati a Gesù di Nazareth e a chi l'ha seguito inizialmente, sicuramente le donne sono state spesso nominate poco, non nominate affatto, tralasciate. E quindi è effettivamente necessario tutto il lavoro a cui Dario appunto accennava di riprendere questi testi per dire non è possibile un annuncio se non siamo fedeli all'invito di Gesù di dire dovunque sarà annunciato il mio messaggio, si parlerà anche di lei. Prendendo in mano il testo stesso, a partire dall'indice, troviamo che il volume ha tre parti. La prima parte viene così intitolata: Vedere, dare il nome, ricostituire. Anzitutto vedere perché? Perché molte volte nella prospettiva patriarcale e androcentrica che c'è anche nel libro delle scritture, la storia delle donne è stata silenziata. Allora si tratta di vedere quali siano i testi, non solo che parlano delle donne, ma che vanno interpretati a partire da un'ottica anche femminista. Quindi cerca insieme in questo testo di favorire una ermeneutica, cioè un'interpretazione femminista delle scritture. Non solo enucleando i testi che parlano delle donne, ma cercando di capire come alcune volte bisogna leggere tra le righe, perché appunto certe figure sono state emarginate progressivamente da quell'interpretazione patriarcale e androcentrica che dicevamo un attimo fa. Dentro a questo tentativo di vedere c'è anche però il dare il nome. Dare nome che cosa? Ciò che impedisce che questi testi, non solo che hanno come protagoniste le donne, ma che possono essere lette dal punto di vista delle donne, vengano invece emarginati. Quindi il tentativo della Fiorenza è quello di fare un approccio critico alle scritture stesse, proprio per svelare quella prospettiva androcentrica che impedisce di cogliere la ricchezza che le scritture hanno anche dal punto di vista femminista. E soprattutto quindi, ecco il terzo passaggio, ricostituire una storia delle donne all'interno del cammino delle scritture che tante volte, come dicevo un attimo fa, è stata invece silenziata. È interessante questo perché? Perché questa operazione che viene fatta diventa anche una modalità di far esplodere significati ulteriori della parola di Dio che tante volte invece noi non riusciamo a cogliere. La parte seconda allora affronta questa storia di donne
che è storia, e qui c'è un'espressione proprio tipica che la Schussler Fiorenza usa, è una storia di discepolato di eguali. E qui si rievoca anzitutto il movimento di Gesù, che è stato un movimento in un certo senso rivoluzionario, che ha permesso che discepole insieme a discepoli lo seguissero, e quindi il movimento di Gesù era tutt'altro che un movimento che emarginava le donne. E tutto questo è continuato anche nel movimento missionario cristiano primitivo, perché c'è una forte uguaglianza nello spirito di donne e uomini nella prima comunità cristiana. E anche qui si tratta di riprendere i testi che narrano il volto della Chiesa degli inizi per accorgerci che inizialmente, appunto, la Chiesa riesce ancora a custodire questa rivoluzione che Gesù ha posto. E in particolare poi questa seconda parte si chiude con un riferimento ai testi paolini. Perché? Perché una certa tradizione ci ha consegnato un Paolo antifemminista. Le donne nelle chiese tacciano, la donna che è stata creata successivamente rispetto all'uomo e quindi inferiore. In realtà i testi paolini, quelli soprattutto delle prime lettere, contengono ancora la rivoluzione evangelica. Soprattutto quel testo citatissimo di Galati 3:28, che in Cristo Gesù non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna. Tutte le forme di discriminazione sono superate e bisognerebbe recuperare, ecco, questa istanza profondamente evangelica. La terza parte invece del testo dice come purtroppo, mano a mano che la Chiesa si istituzionalizza, si arriva a una forma patriarcale della Chiesa stessa. La terza parte, se prendete il libro, si intitola Sulle tracce delle lotte che sono avvenute, perché a un certo punto si è imposto il patriarcato con il ministero, a un certo punto ordinato, riservato ai maschi. Ecco qui si vede come c'è un intreccio che è tutt'altro che fecondo, perché è un intreccio fortemente problematico, tra questo processo di istituzionalizzazione della Chiesa, che mano a mano che prende forma dentro la storia, cosa fa? Si adegua alle istituzioni del tempo, dove le donne non avevano ruoli, e quindi un po' alla volta le donne, da quel discepolato di eguali da cui eravamo partiti, invece vengono emarginate nelle strutture ecclesiastiche. Questo si salda con che cosa? Con l'immagine della famiglia, che c'era a quel tempo, dove il pater familias, il maschio, in qualche modo dominava. E qui abbiamo all'interno soprattutto delle lettere, si chiamano deuteropauline, che vengono, no, dopo Paolo, ma fanno ancora riferimento a lui, sono lettere che contengono i cosiddetti codici domestici, che sono modi di strutturare la famiglia che ancora una volta privilegiano, no, la forma patriarcale e androcentrica, emarginando le donne. Ecco, questo connubio tra la forma istituzionale e il modello familiare o familistico di tipo patriarcale fa sì che purtroppo, no, si perda quella realtà che era invece sorgiva e molto provocatoria nel movimento di Gesù. La conclusione della Schussler Fiorenza è che bisogna recuperare una ecclesia delle donne, cioè una chiesa che in qualche modo non emargini, ma possa davvero prendere volto a partire anche da un protagonismo delle donne riconosciuto a vari livelli. E ci vuole quindi una spiritualità biblica, che quindi ritorni ai testi, ma leggendoli nell'ottica liberatrice del Vangelo, e femminista, che quindi abbia come angolo di visuale questa istanza profonda di liberazione delle donne che diventa liberazione della parola di Dio che altrimenti viene imprigionata. Sì, Dario è riuscito a presentare in forma semplice
La ricchezza enorme di questo testo, che sicuramente è un testo abbastanza difficile come approccio, però è l'autrice stessa che all'inizio dice si può anche leggere in maniera diversa in base all'ordine del libro stesso di queste tre parti che Dario ci ha illustrato. Forse la più abbordabile inizialmente è proprio quella che Dario sottolineava del discepolato di uguali. Anch'io, rivedendo il testo a distanza di anni per la presentazione appunto di oggi, ho sottolineato in particolare nella mia rivisitazione del libro questo aspetto, perché è quello che forse mi ha accompagnato in tutti questi anni. La cosa che mi piace sottolineare è che l'autrice non fa riferimento, non vuole fare un'interpretazione facendo emergere fonti, testi diversi che magari possano avvalorare meglio la sua interpretazione, ma parte proprio dai testi, dalle fonti che noi abbiamo a disposizione, in particolare appunto i Vangeli e poi i testi della Chiesa nascente. E è un modo diverso di leggerli, è un modo più inclusivo, è un modo che permette di dire ci sono modalità di interpretazione, di lettura diverse a 360 gradi, perché il testo dei Vangeli ci parla sempre e comunque in tutti i momenti della nostra vita. Il discepolato di uguali è quello che mi ha colpito di più perché è un'idea che allarga il cuore, è un'interpretazione che ti permette appunto di sentirti a casa, di fare memoria. Non solo di lei, del brano che anche Dario prima ci ricordava, ma di tutte le donne che appaiono all'interno dell'esperienza di Gesù, degli incontri, con Gesù. Discepolato perché, l'autrice comincia proprio da quelle persone che hanno seguito Gesù fin dall'inizio, fin dalla Galilea, e lì troviamo uomini e troviamo donne. Sottolinea le persone che poi l'hanno seguito durante la sua esperienza di cosiddetta vita pubblica, quella che è documentata nei testi. E lì troviamo non solo uomini e donne, ma troviamo anche rappresentanza proprio di quelle categorie che forse a quel tempo, soprattutto appunto nella tradizione giudaica, erano emarginati, samaritani, peccatori. Gente che aveva in sé i segni di malattie, visto che la malattia era considerata una punizione divina. C'è da parte di Gesù un accogliere e un rapportarsi, relazionarsi con queste categorie di persone in maniera particolare e con tutti in genere, in maniera appunto diversa, in maniera più libera. L'annuncio di Gesù è in particolare l'annuncio di un regno nuovo, un regno che è presente nell'esperienza di ogni essere umano, non solo una prospettiva escatologica del futuro, della vita eterna, eccetera. E questa lettura che l'autrice fa è proprio questa sottolineare in tutti gli incontri di Gesù e probabilmente gli incontri con le donne lo rendono ancora più evidente, questo annuncio di salvezza piena, di liberazione. La stessa Maria di Magda, che viene presentata in maniera splendida nel libro, di lei si sottolinea certo quello che tutti, quando ci accostiamo ai testi che parlano di Maria Maddalena, ricordano, cioè era stata liberata da Gesù da sette demoni, ma non in una lettura di peccato. Questo non ci dice che Maria Maddalena fosse una peccatrice, ci dice che Maria Maddalena soffriva. E ci dice che Maria Maddalena fa l'esperienza di liberazione durante la sua esistenza nell'incontro con Gesù, di una liberazione totale, ripetendo appunto questo numero 7, simbolico dal punto di vista ebraico, della totalità. Quindi un'esperienza di liberazione totale del proprio essere persona, del proprio essere donna, del proprio essere discepola. Ci parla l'autrice di un cammino che viene fatto con Gesù, di un cammino che riguarda sicuramente le persone che appunto hanno fatto parte di questo discepolato di uguali, ma che poi riguarda ciascuno di noi, discepoli, discepole di Gesù in questi tempi, ognuno nel tempo della storia in cui è chiamato a
a vivere. Questo annuncio di liberazione ci dice che dobbiamo agire anche nella Chiesa di oggi nel modo che Dario ci ricordava prima, facendo emergere questa presenza in maniera tale che non sia un'occasione di meraviglia. Il fatto che alcune donne, per esempio, nella Chiesa assumano ruoli particolari di autorità o di insegnamento, eccetera. Deve essere la normalità, è un discepolato di uguali quello che Gesù presenta, quello che Gesù vive, sperimenta per primo. E sicuramente ci chiede appunto di camminare. Quindi la Chiesa, una Chiesa che si ferma, non è sicuramente fedele all'annuncio di Gesù, soprattutto in questo tempo in cui le situazioni ci fanno venire magari la tentazione di, per paura, di chiuderci un po', di non fidarsi della presenza dello Spirito in mezzo a noi e quindi dove la preoccupazione a volte può essere proprio quella di, anche nella Chiesa, Dario, penso che tu sia d'accordo, di tornare indietro, di normalizzare, fra virgolette, le cose. In realtà no, lo spirito ci chiede qualcos'altro. La Schulze Fiorenza ci chiede di rileggere questi testi cogliendo proprio l'annuncio di salvezza, di liberazione, che ci chiama ad andare fuori. Credo che Dario sia d'accordo con me, vi invitiamo davvero a prendere in mano questo libro, a leggerlo con estrema libertà, scegliendo dei pezzi, poi tornando nella lettura degli stessi, perché è una pepita davvero, come dice il nostro programma. È un filone di cose preziose che possono servire a vivere meglio il nostro essere discepoli uguali. Non ci resta che ringraziare di cuore Donatella e Dario per la disponibilità e per questa introduzione anche alla lettura della Pepita di oggi, in memoria di lei, di Elisabeth Schussler Fiorenza. Vi aspettiamo alla prossima puntata di Pepite e vi ricordiamo che In memoria di lei, così come tutti gli altri libri di cui parliamo nei video Leggi Press Donna, sono disponibili al prestito nella nostra biblioteca. Buone letture! Leggete Press Donna e alla prossima!